Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui a ZW Jackson con il mento rotto. E siamo qui con lo squad builder dei, secondo me, talenti che esploderanno in un futuro calcistico. Allora, parto subito dicendo che sono appunto ipotesi personali, piaceri personali. Però ovviamente cercherò di spiegarvi i vari motivi e farvi vedere un po' come uscirebbe, secondo me, la squadra del futuro. Ok, partiamo subito dal portiere. Il portiere, ragazzi, è Dragoschi, Bartolomiej Dragoschi, del Jagiellonia, non so pronunciare questo nome, comunque è una squadra polacca. Dragoschi, ragazzi, è un 97, ragazzi, è nato, come potete vedere, il 19/08/1997 e in FIFA addirittura presenta già un overall di 71, presente praticamente come portiere di qualsiasi carriera, perché ragazzi è un mostro. Nella vita reale ha avuto già svariate offerte da grandi club europei, fra cui spicca su tutti lo Stoke City. Passiamo alla difesa. Allora, il primo difensore, ragazzi, sarà John Stone. Ragazzi, John Stone del 94 ormai non è più soltanto una giovane promessa, ormai è un giocatore conosciutissimo per tutti. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25-30 milioni, però ragazzi, addirittura il Manchester e il Real possono arrivare a cifre folli di 60-70 milioni per aggiudicarsi il difensore centrale inglese che all'Everton, ragazzi, sta facendo veramente faville. Altro difensore, nonché secondo me il giocatore più forte di tutta la squadra, ragazzi, è Aymeric Laporte. Infatti, eccolo qua, anche lui del 94, però ragazzi, lui addirittura è presente con un overall di 83. Ragazzi, il giocatore dell'Athletic Bilbao, titolare innominabile da almeno 2 anni con l'Athletic Bilbao, ed è riuscito a farsi notare soprattutto dalle grandi potenze spagnole, ossia il Real Madrid e il Barcellona. Real che appunto per questo giovane difensore centrale potrebbe offrire la bellezza di 40 milioni, ma occhio anche al PSG. L'ultimo difensore centrale, ragazzi, non sarà per forza un difensore centrale, e infatti è un CDC, adesso vediamo se riesco a trovarlo. Eccolo qua, Ruben Neves, che ho voluto mettere come difensore centrale perché lui può far benissimo anche il difensore centrale. Allora, anche lui un 97, nato il 13/03/1997, è nato come centrocampista centrale, non come centrocampista centrale e offensivo, e quindi poi è stato adattato a difensore, comunque può giocare sia mediano sia difensore. Ha fisico, ha talento, ragazzi, perché fa dei dribbling pazzeschi. Poi, cosa importante, ragazzi, è il valore di mercato. Infatti, non costa neanche troppissimo, costa circa 6 milioni. Ovviamente 6 milioni è una cifra base. Comunque il Porto, secondo me, per 15-16 milioni potrebbe effettuare un'altra, l'ennesima plusvalenza. E ragazzi, cedere un gioiellino come Ruben Neves, secondo me, sarebbe veramente un super acquisto a 15 milioni, anche perché ormai le cifre del calcio stanno prendendo vertici assurdi. Detto ciò, abbiamo il portiere e 3 difensori, e adesso passiamo al primo CC. Il primo CC, ragazzi, è Viktor Kovalenko, centrocampista centrale ucraino dello Shakhtar Donetsk. 1996, un anno in più degli altri. Allora, Kovalenko si presenta in FIFA con un overall di 70, però allo Shakhtar Kovalenko sta facendo vedere veramente tutte le sue abilità. Alto 1,82 m, quindi non è neanche basso. È il nuovo Shevchenko per la patria, perché ragazzi è giovane e già a disputare partite titolare in una squadra come lo Shakhtar Donetsk, ovviamente non tutte, però comunque debuttare in Champions e ad altissimi livelli deve essere per forza un predestinato, e penso che Kovalenko sia in grado di gestire le emozioni e di gestire il peso che lo Shakhtar gli possa dare. L'altro centrocampista centrale un po' più famoso, forse quello più conosciuto, ossia Yuri Tielemans, 97 anche lui, guardate ragazzi, 76, quindi è già oro, e guardate, 5 stelle piede debole e 3 stelle mosse abilità, quindi questo non è una cosa fatta a caso. Tielemans, come Stones, ha ricevuto gli occhi dei più grandi club europei, però fino adesso soltanto la Juve è riuscita a proporre un'offerta concreta all'Anderlecht, ossia la Juve aveva offerto 20 milioni di euro per Yuri Tielemans per portarlo al centrocampo juventino.
E ragazzi, il centrocampo juventino si sa quale potenza è, e se va a cercare un giovane talento di prospettiva come Yuri Tielemans non è una cosa tanto per. Bene, detto ciò, ci mancano solo 5 giocatori e io direi di partire con l'esterno destro. L'esterno destro in realtà è un'ala destra. Ragazzi, Anwar El Ghazi. El Ghazi, che forse noi in Italia abbiamo conosciuto da poco grazie all'interessamento del Milan per questo giocatore. Però ragazzi, El Ghazi è conosciuto, almeno io lo conosco, perché potete andarvi a vedere qualche suo video su YouTube. Fa di quei gol assurdi. Cioè, ha una tecnica pazzesca. Titolare all'Ajax, che si sa l'Ajax quale riserva di talenti è una riserva assurda. Titolare all'Ajax, fa di quei gol proprio da fuori area dove si dribbla 3-4 giocatori, lascia partire mine, proprio dei siluri che si vanno a insaccare alle spalle del portiere. E il Ghazi, secondo me, diventerà veramente forte. E appena andrà via dall'Ajax, io spero possa andare in una squadra di Serie A, e al Milan ce lo vedrei molto bene, perché comunque secondo me potrebbe fare come El Shaarawy. Poi ovviamente deve stare attento a non rovinarsi, però ragazzi, El Ghazi io in un paio d'anni ce lo vedo in grandissimi club. L'altro esterno, ossia l'esterno sinistro, è Gonçalo Guedes o Guedes. Guedes, ragazzi, ha avuto una crescita pazzesca in solo 6 mesi. Infatti addirittura, se potete guardare le rose recenti su FIFA, Guedes si presenterà con un 75, quindi più 5 in 6 mesi. È una cosa pazzesca. È un 96 anche lui, in forza al Benfica, e è una potenza assurda questo giocatore. Giovanissimo, ragazzi, è veramente forte. E infatti il Manchester United ha offerto 35-40 milioni. Poi vabbè, si sa che il Manchester United deve sempre aumentare con le cifre. Però ragazzi, se ha deciso di offrirli per lui, ci sarà un motivo. Anche secondo me questo farà la fine di Di Maria. Come COC invece possiamo vedere Ryan Gold, il giocatore forse fra tutti quello che sta spiccando di meno. Però è un 95, è proveniente dal Celtic, infatti è scozzese, e gioca nello Sporting Lisbona. Un sacco di talenti, ragazzi, provengono dal Portogallo, perché il Portogallo, le squadre del Portogallo riescono a valorizzare veramente i talenti. Allora, Ryan Gold allo Sporting Lisbona, devo dire che ha fatto già i suoi gol, mi sembra che ne abbia fatti 4. È basso perché è alto 1,65 m, è mancino, però guardate, ha 5 stelle, piede debole, quindi anche il destro lo sa utilizzare per bene. E ragazzi, viene un po' paragonato al Messi scozzese, grandi aspettative per lui, è un giocatore su cui veramente tanti osservatori puntano, perché ci sono veramente tantissimi video di lui su YouTube. E io lo spero per lui. Passiamo all'attacco, è la cosa che voi magari stareste aspettando di più. Partiamo dall'attaccante magari più conosciuto, perché ormai questo sta raggiungendo livelli pazzeschi, ossia Brill Donald Embolo. Io ci avevo fatto anche una recensione, diventeranno famosi, perché questo è un 97 che ha già 76 di overall. Ragazzi, è un 97 che io me lo ricordo che per giocare la partita in Champions doveva farsi fare la delega per non andare a scuola, io me lo ricordo. Ragazzi, Embolo, già che gioca in Champions, gioca in Svizzera, al Basilea, quindi per adesso lo lasciano crescere, perlomeno i top club, quelli che hanno i soldi per poterselo permettere, lo lasciano crescere al Basilea, gli fanno disputare la Champions senza nessun pensiero, tranquillo, lì lo lasciano giocare. E almeno possono far crescere veramente, secondo me, l'attaccante svizzero più forte di tutti i tempi. Come ultimo, ma non per importanza, anzi ragazzi, troviamo il primo giocatore non oro o non argento. Infatti eccolo qui, Dominic Solanke. Solanke, giocatore che in FIFA ha soltanto un 62 di overall, è un 97, è del Vitesse, però è proveniente dal Chelsea, perché è il Chelsea Qatar, proprio Chelsea insieme al Porto, quelle che hanno più talenti. Però c'è una piccola differenza, che il Porto li sa valorizzare, il Chelsea no. Il Chelsea li compra, li manda in prestito e poi se li dimentica. E la cosa brutta del Chelsea è questa. Spero che appunto con Solanke non faccia così, perché Solanke veramente è un fenomeno. È un 97, ripeto, e in prestito in Eredivisie, e sta facendo il macello in Eredivisie. È veramente titolarissimo in una squadra come il Vitesse, che comunque non se la cava male il Vitesse in Eredivisie.
mi sembra che siano le PSV, Vitesse, Feyenoord e Ajax, le top club, i top club olandesi. E devo dire che, ragazzi, è qualcosa di mostruoso nella vita reale. Io su FIFA non l'ho provato, magari qualcuno di voi se l'avesse mai provato mi dica come sia. Io so soltanto che nella carriera è fortissimo e tutti questi giocatori più o meno in carriera diventano dei fenomeni assurdi. Ragazzi, comunque il video finisce qui, io spero di avervi fatto conoscere qualche giocatore da magari comprare nella vostra carriera. Commentate con quali giovani, ovviamente ce ne sono un sacco di altri giovani, c'è Munir Haldadi, c'è Masturo, Odegaard, Lilovic, ci sono un sacco di giovani che però sono già più famosi, quindi ho voluto dare precedenza a quelli un po' più sconosciuti per farveli conoscere. Ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi, appunto, commentate con quali giocatori secondo voi potranno esplodere. Da ZW Jackson è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!